Voglio dare il benvenuto al primo cittadino, il padrone di casa, il sindaco Gianfranco Coppola. Io e mia moglie, le canzoni di Mogol e Battisti, siamo cresciuti con quelle canzoni, quindi non mi sembra vero stasera di ospitare a Ostuni un poeta, un autore. Mogol! Questo gruppo è composto dai migliori di ogni solisti di ogni, che ci sono in, per ogni strumento in Italia. Ognuno di loro è. Cioè, stiamo spendendo un gruppo così. New Era! Seduto in quel caffè. Pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me, poi d'improvviso lei sorrise. È stata scandita attraverso queste meravigliose canzoni, quello che ha vissuto e quello che continua a vivere, ma soprattutto quello che continua a fare per gli altri. Grazie di cuore, grazie a tutto, grazie questo a pubblico meraviglioso. E a questa orchestra fantastica, ragazzi. Un abbraccio. E ringraziamo. Grazie. Grazie maestro, grazie. Sono svegliato e sto pensando a te. Sì, a te. Sì, a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Arrivedremo a Ostuni, maestro. Arrivedremo. No? Stiamo già spesso. Con il sindaco, stiamo già studiando un avvenimento importante. Devo dire che aver conosciuto Mogol chiaramente di persona è un fatto per me veramente che mi lascerà un segno. Grande spessore personale. È un personaggio veramente di spessore planetario. Giulio Rapetti, il nostro maestro Mogol, è una fucina in fermento. Lui è voluto venire a Ostuni, ha girato Ostuni, la conosceva, però ne è rimasto fortemente innamorato e lui stesso ci ha proposto un progetto che è un progetto che darebbe risalto ai nostri giovani talenti che avrebbero una possibilità di dimostrare anche delle potenzialità, talento che spesso è latente se non gli viene data la possibilità di estrinsecarsi. Bene, noi siamo certi che l'anno prossimo faremo un Festival Ostuni Rock by Mogol, dove lui presiederà una commissione dove si iscriveranno voci soliste o complessi, per cui lui metterà a disposizione anche delle borse di studio, quindi cantare, esibirsi davanti a un mostro sacro della canzone, autore della canzone italiana mondiale, credo che sia una possibilità per i nostri giovani e io come amministratore è uno dei miei obiettivi fondamentali, quello di dare
in tutti i modi possibili e immaginabili una possibilità ai nostri giovani per realizzarsi. Sono contentissimo che il maestro abbia scelto Ostuni innanzitutto per fare una data, quindi contentissimo del successo di stasera. Questo è un invito ancora di più perché il maestro possa ritornare ad Ostuni, magari sviluppare questo progetto di cui giustamente parlavi, perché interessare i giovani a dei pezzi sicuramente non giovanissimi vuol dire dare continuità alla musica, e determinati pezzi musicali è giusto che siano continui e non fini a se stessi, a un'epoca. Quindi che ben venga il progetto del maestro, lavoreremo a breve già su questo progetto affinché si realizzi nel miglior modo possibile quanto prima. Era prevista come data fine giugno 2018, quindi per avere anche la fortuna, la possibilità di goderci appunto il maestro in piazza negli spazi aperti. Dobbiamo sfruttare tutto ciò che è Ostuni affinché possa essere non una meta di passaggio, ma una meta.